maturità per il Napoli universale che vuole il suo nuovo allenatore Walter Mazzarri. Fiorentina-Napoli, nona giornata, stadio Artemio Franchi. Buon pomeriggio da Riccardo Trevisani e Claudio Onofri. Palla di Lavezzi dentro l'area di rigore, attenzione al Napoli con Fre che deve salvare sull'incursione di Maggio. Al limite Jovetic col destro, De Santis blocca a terra. Adesso buona la palla dentro per Vargas che è in posizione regolare. Vargas si coordina per calciare, la palla è sul fondo, la più importante palla gol della partita della Fiorentina. Amsic d'esterno per Lavezzi, posizione regolare, Lavezzi è solo davanti a Fre, Lavezzi e poi arriva Quagliarella, Fre due volte, il boato del Franchi, Fre è un mostro e continua a non subire gol. Ottimo l'anticipo di pazienza su Zanetti, trovato Amsic, lato corto dell'area di rigore, Amsic accelera, punta Natali, rientra sul sinistro, calcia, ancora Fre, poi pallone allontanato, Montolivo arriva prima di pazienza. Quarto angolo a zero per la Fiorentina, batte Vargas verso Natali, Jovetic non tocca, Gilardino, miracolo di De Santis, poi Jorgensen, Amsic, Jovetic ancora, Jorgensen due volte, azione confusa nell'area di rigore della Napoli, con la Fiorentina che attacca ancora Vargas dentro il pallone, prova a prenderlo Gamberini. Palla buona per Vargas che prende in mezzo Rinaldo, può andare in porta la Fiorentina, Gilardino finisce giù nel contatto con Contini, Vargas va da solo, De Santis con i pugni, poi pallone allontanato e recupera il pallone del Napoli con Gargano, Gilardino protesta con Morganti perché Contini l'ha buttato giù a palla lontana, qui Gargano fa un grande lavoro, protetto da Gobbi, anzi disturbato da Gobbi, Morganti va nella panchina della Fiorentina a mandar via qualcuno. Lungo De Santis verso Quagliarella che prende il tempo a Natali, posizione regolare, Quagliarella è solo davanti a Fre che prende pure questa perché Quagliarella non ha trovato il tocco con la punta. Adesso Amsic in posizione regolare, Amsic non riesce a passare, poi recupera il pallone, viene trattenuto, calcio di rigore per il Napoli. Gli cade addosso sulla gamba. Pronto a partire Quagliarella, con il destro Fre, il calcio d'angolo, ancora Sebastian Fre, la porta è chiusa. Maggio in zona tiro, c'è largo Quagliarella, lo può servire Maggio, posizione regolare, Quagliarella Fre, ancora gli risponde, poi Quagliarella dentro il pallone, finisce a terra al centro dell'area Lavezzi. Può correre Dennis, la palla resta in campo, eccolo qui. Ancora Dennis che va a crossare dentro per Maggio e il Napoli passa all'88esimo minuto come 7 giorni fa, ancora Maggio decisivo. La palla a Dennis era esterna ed era difficilissimo farla passare. E basta così, vince il Napoli, 6 punti in una settimana per la gestione Mazzarri dopo aver battuto il Bologna, sbanca il Franchi, vince a Firenze dove non aveva mai vinto nessuno, mai segnato nessuno, un Napoli che adesso può sognare